Bentornate o benvenute a tutte e a tutti sul canale. Questo sarà un video che forse potrà sembrare scontato, ma che in realtà non lo è, perché ho avuto qualche richiesta per realizzare questo video e comunque non è proprio scontato, ed è come pulire l'areocino della Nespresso. Perché non è scontato? Perché è vero, come vedrete è molto semplice, ma ci sono degli accorgimenti che fanno sì che il vostro areocino duri nel tempo e soprattutto non si rovini. Perché non tutto ciò che è scontato è così scontato. Se siete curiosi di vedere come faccio e come mantengo sempre bello nuovo il mio areocino, seguite il video. Allora, questo è il mio areocino Nespresso utilizzato poco fa per scaldare del latte e farci una bella schiuma. Questo è il suo coperchio e adesso vi vado a far vedere come vado a pulirlo per mantenerlo sempre pulito, lucido, senza residui di latte all'interno e soprattutto come nuovo. Allora, che cosa utilizzo per pulire il mio areocino? Vabbè, banalissimamente una spugna per piatti, del sapone per i piatti, sapone che utilizzate voi, un qualsiasi sapone piatti va benissimo, e uno straccetto asciutto in cotone o microfibra. Fin qua direte nulla di nuovo, ma quello che vi consiglio io e che non tutti magari fanno e poi si chiedono il perché magari si possa essere rovinato, è utilizzare sempre la spugna dalla parte morbida, mai, e dico mai, dalla parte che graffia, perché andrete a rovinare l'areocino sia all'interno che all'esterno. All'esterno andate completamente a rigare l'acciaio e all'interno andate comunque a creare delle righe e a rovinare proprio il macchinario. Quindi è sempre molto importante utilizzare la spugna dalla parte morbida, o ancora meglio se avete una spugna direttamente solo morbida. Utilizzare saponi per i piatti, non importa in quanti quantità, io ne uso pochissimo. E poi la cosa veramente importante per mantenerlo è andarlo ad asciugare dopo ogni lavaggio. Questo se lo lavate a mano, perché in realtà l'areocino può, questa tipologia qua che ho io, può benissimo essere messo in lavastoviglie. Quando lo lavate in lavastoviglie andate sul sicuro, perché non rischiate che nessuna spugna lo righi. Basterà smontare tutti i pezzi, quindi togliere la frustina, il coperchio, inserirlo in lavastoviglie a testa in giù e semplicemente si andrà a pulire da solo. Una volta che poi avrà finito la lavastoviglie e tutti i piatti saranno asciutti, quando andrete a togliere il vostro areocino andate comunque ad asciugarlo sempre un pochino con un panno in microfibra o cotone. Se invece dovete lavarlo a mano, vi faccio vedere come faccio. Allora, innanzitutto prima cosa faccio? Lo sciacquo direttamente con acqua, quindi semplicemente lo riempio d'acqua e lo sciacquo così. Ma cosa succede? Vedete che sul fondo rimangono le incrostazioni del latte che dopo che l'ho utilizzato si è raffreddato e quindi incrostato. Cosa faccio? Vado a mettere all'interno un goccino di sapone per i piatti. Ecco, proprio due goccine così. E una goccina leggerissima sulla spugna. Proprio così. Una volta che ho fatto questo, prima di tutto lascio un pochino agire il sapone all'interno, passo a lavare il coperchio in modo molto veloce, anche perché il coperchio è difficile che si sporchi, più che altro si crea la condensa, e lo metto da parte e poi lavo la frustina, sempre comunque con la parte morbida, quindi passo la mia spugna. Poi questa, semplicemente sciacquandola bene, tutti i residui se ne vanno. E faccio così. Mentre agisce il sapone nel mio areocino, mi sciacquo intanto gli altri pezzi, così intanto iniziano ad asciugarsi, anche se poi appunto li asciugheremo con il panno. Quindi sciacquo il frustino, che lo appoggio sul lavandino, sciacquo il coperchio, e appoggio anche questo. Nel frattempo che loro iniziano ad asciugarsi, mi dedico all'areocino. Quindi strizzo bene la spugna dall'acqua e vado a
pulire bene all'interno dalla parte morbida. Faccio prima dei movimenti circolari da scrostare bene i fianchi dell'areuccino. Cerco di dare una certa forza. Pulisco il pigollino dove c'è il frustino. Sempre, mi raccomando, dalla parte morbida. E dopodiché passo all'esterno. Una volta fatto questo, vado a risciacquarlo bene. Utilizzo tranquillamente acqua fredda. Mi raccomando, sciacquatelo bene perché non devono rimanere residui di schiuma. Vado anche con la mano . Una volta che l'ho sciacquato, mi accerto che non ci siano più residui di latte. Aspettate che controluce, ok. Come vedete non ce ne sono, quello che vedete sono le gocce d'acqua che se ne vanno. Quindi come vedete l'interno è bello pulito. Adesso andiamo ad asciugarlo per bene perché l'acciaio deve risultare pulito e lucido e anche l'interno. Quindi prendiamo il nostro pannetto in microfibra e cominciamo ad asciugarlo. Asciughiamo bene bene. Vedete che si asciuga e si lucida che sembra nuovo. Una volta che abbiamo fatto l'esterno, passiamo bene all'interno, mi raccomando. Dovete proprio asciugarlo bene. Ecco, come vedete è perfettamente asciutto. Date una ripassata all'esterno, poi cosa faccio? Vado ad appoggiarlo, prendo il coperchio, asciugo anche lui, perché altrimenti le gocce che rimangono potrebbero creare quelle antiestetiche chiazze, diciamo, bianche di calcare. Quindi pulisco, asciugo, scusate, bene anche il coperchio. E una volta asciugato bene anche il coperchio, asciugo il frustino. Asciugatelo delicatamente perché rischiate di rovinarlo, quindi la parte di plastica e poi piano piano delicatamente la parte che va a montare il latte. Quindi tutto con delicatezza. Ed ecco qua. Come avete visto è semplicissimo. Allora, questo è il mio arancino completamente asciugato. Come vedete sembra nuovo, aspettate, perché è pulito e bello asciutto. Quindi mi raccomando, fate sempre questa operazione. E per evitare di graffiarlo sia dentro che fuori, utilizzate sempre e solo spugnette dalla parte morbida. Ecco qua. Vi faccio vedere anche il coperchio. Anche lui, perfetto. E il frustino. Quindi adesso vado a rimontarlo e a posizionarlo. Ed ecco qua il mio arancino rimontato, posizionato, pulito e bello lucido. Come avete visto, veramente pochissimi e semplici gesti che però, come vedete, sembra nuovo. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. Siamo quasi a 20.000 iscritti, grazie, 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 grazie. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!